Ci siamo chiesti tutti, almeno una volta, come si fa ad andare in tendenza su YouTube. Scopriamolo insieme. Ma bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui con un video un po' diverso dal solito, un po' per variare. Buon ritorno a tutti, penso. Le vacanze purtroppo stanno finendo un po' per tutti. Manca qualche altro giorno di ferie, comunque, se così vogliamo chiamarlo, prima di tornare a scuola. Poi chi la inizia prima, chi la inizia dopo, commentate qua sotto con quando inizierete scuola, che sono curioso. Qui nel Lazio si dovrebbe ricominciare il 13, purtroppo. Quindi manca veramente poco. Però siamo qui con un video diverso dal solito, che sinceramente mi sento di portare e spero che vi piacerà. Commentate qua sotto su cosa ne pensate del video, se magari vi può essere utile o magari qualsiasi altra cosa, se vi è piaciuto. E lasciate, mi raccomando, 40 like ragazzi, vi prego, spolliciate. Tanti vedete i video, ma dovete anche spolliciare. Stiamo tornando col botto, uscirà FIFA, usciranno tantissimi nuovi altri video. Video ovviamente musicali, reaction, live reaction e tutto. Quindi mi raccomando, spolliciate, ma adesso andiamo dentro con il video. Come ho già detto nel video, come avete letto dal titolo, tutti ci siamo chiesti almeno una volta su come si fa a finire tra le tendenze di YouTube. E oggi non voglio svelarvi un segreto, un sacro graal che vi permetterà, magari fate una piccola cosa e giustamente finirete nelle tendenze casualmente o magari con un semplice argomento o altro. No, oggi voglio scoprirlo, si può dire, insieme a voi, facendo un piccolissimo viaggio tra queste tendenze di YouTube e vedere effettivamente chi ci arriva, come ci si arriva, perché ci si arriva. Quindi adesso cambiamo schermata e vediamolo insieme. Ed eccoci qui ragazzi, siamo appunto su YouTube direttamente. Questa è la schermata che vedete un po' tutti quando aprite YouTube dal PC, quindi YouTube Desktop. Andiamo velocemente a vedere dove si trovano queste tendenze andando semplicemente su Esplora. Qui ovviamente, anzi in realtà mi sa che c'è la mia faccia, però dietro la mia faccia ci sono le tendenze di YouTube vicino a tutte queste altre categorie, e andiamo a vederci insieme effettivamente cosa ci finisce in queste tendenze. Come dovreste vedere qui sotto, non spero che la mia faccia non copra tutto, qui ci sono le tendenze divise in quattro categorie: quelle di ora, quindi quelle si può dire aggiornate molto spesso, quindi tutti i video molto veloci, molto comunque fatti da poco, il massimo vedete 3 giorni fa mentre le scorro comunque, quindi video molto recenti. Poi sono quelle musicali, suddivise appunto musicali, quelle di giochi, gameplay o comunque nella categoria giochi, e quella nella categoria film. Vedendo velocemente prima le categorie, notiamo che nella categoria musica si trovano canzoni che possono essere di artisti normali, ovviamente quelli più in hype, che sono Madame con Sfera. Ci ho fatto anche la reaction, la trovate sul canale, qui dovreste trovarla in alto a destra. Balaclava, anche di questa è una doppia reaction, la Baby Gang, addirittura 3 video. Drake ha fatto uscire l'album, Neymar, comunque quasi tutti sono dei tutti artisti ovviamente. Però tra le tendenze musicali si possono trovare, anzi spesso si trovano anche quelle che sono canzoni non propriamente di artisti, anzi in questo caso addirittura la prima, che è una canzone di una settimana fa, dei Me Contro Te, che nemmeno conosco sinceramente, Noi No, videoclip ufficiale Signor S. Quindi oltre ovviamente a tutti i cantanti famosi che finiscono nelle tendenze musicali, ci si può finire anche semplici magari youtuber, ovviamente non così semplici perché sono famosi, 5,1 milioni di visualizzazioni, dicevo 5,1 milioni di visualizzazioni, però comunque non veri e propri cantanti. Se proviamo a scorrere in realtà troviamo quasi tutti i cantanti, quasi tutti italiani, c'è anche qualcuno di più famoso dagli esteri, però non sembra esserci nessun altro appunto youtuber o qualcuno non cantante che lo faccia di professione. Passando invece nella parte dei giochi, videogiochi, quindi troviamo se magari vediamo un po' di tutto possiamo dire, però tra le tendenze spesso, molto spesso,
troviamo delle, come dire, delle copertine e dei titoli che attirano molto di più quelli che sono una fetta di spettatori medi di età molto bassa, anche perché se vediamo questa copertina, vediamo quest'altra, vediamo quest'altra, vediamo, cioè basta vederle quasi tutte, non mi sembra siano videogiochi molto. Forse c'è questa un po' diversa, però quella principale per finire in tendenza per i videogiochi è quella che va per i bambini un po' più piccoli, che magari sono quelli che vedono più questo genere di video e quindi possono portare questi video tra le tendenze giochi. Vedendoli un pochino, questi ci sono i When Gamers Fail, che non conosco molto bene, però comunque fanno il genere di video che possono portare appunto i me contro te, che sono anche in tendenze giochi, beati loro. Ci sono anche questi altri che fanno video, se vuol dire, simili, Two Player One Console, stessa roba possiamo dire. I videogiochi sono principalmente Minecraft, va molto, che possono vedere molto di più i bambini magari. Poi ci sono, c'è Roblox, una roba simile. C'è GTA 5, un po' diverso GTA 5, può, possiamo dire che porta molte, più, molte persone a vedere i propri video. Poi c'è ancora Roblox, c'è una cosa che sta andando molto che è Clash Royale. Qui Grax, tra l'altro, sfrutta anche, si può dire, ciccio per il proprio video. C'è anche un video di FIFA che è quello di FIFA 22 di Zano. Però, cioè, FIFA si può dire, non è che uno porta FIFA perché è mainstream o per andare in tendenza, anche perché è l'unico video e Zano è praticamente lo streamer, non YouTube, è più famoso, quindi ci sta che abbia un video in tendenza. Ma come rivediamo qui c'è Clash Royale, qui abbiamo The Long Gamer che porta un gioco che non conosco sinceramente, però sicuramente anche lui molto seguito. Poi abbiamo di nuovo Minecraft, abbiamo video su no, è T. Ah no, sempre Minecraft, scusate. Qua abbiamo di nuovo Minecraft, quindi abbiamo capito che ultimamente per finire in tendenza, ecco qui abbiamo un altro FIFA 22, però abbiamo capito principalmente che per finire sulle tendenze dei videogiochi, ragazzi, bisogna puntare a quella fetta di spettatori più di età più bassa. Poi è ovvio, non è che si fanno i video per semplicemente per andare in tendenza, però in caso qualcuno piacciono questi giochi. Magari ci si può provare, chi lo sa, chi lo sa. Andando nell'ultima categoria un po' più dettagliata è quella dei film, film che ovviamente principalmente portano le case produttrici in tendenza, che infatti qui vediamo quella di Sony che ha portato un trailer di Spider-Man, del nuovo Spider-Man, il trailer della casa di carta di Netflix, trailer su trailer, Marvel, Universal, comunque. Stranger Things, quindi qui ci possiamo fare ben poco, non ci sono magari reazioni. Ecco, questa è una reazione, ce ne sono poche di alcuni film, di alcuni trailer magari che possono riuscire ad andare in tendenza. Quindi principalmente appunto troviamo tutti i trailer di film che vanno molto. Però attenzione che c'è qualche reaction, però ovviamente di gente famosa, non lo sto dicendo, ma tra musica, giochi e film, quelli che sono YouTuber, specialmente nei giochi, sono i più famosi. Quindi c'è poco da meravigliarsi anche. Andiamo a vedere velocemente anche quelli che sono su ora, che sono alla fine un po' il riassunto delle altre tre categorie, però anche quello che non c'è nelle tre categorie, che vede le tendenze, le tendenze degli ultimi giorni, appunto, in base a quante visualizzazioni fa il video in un tot di ore, di giorni. Infatti qui vediamo addirittura una live di Seekwolf, uno YouTuber che porta calcio dunque. Che appunto è secondo in tendenza e con una semplice live di Asta del Fantacalcio, perché la live è andata benissimo in solo 17 ore. Poi ovviamente c'è cioè, Tu mi hai capito che abbiamo visto. Poi ci sono anche quei video molto spesso, infatti in maniera quasi intelligente, in maniera anche molto scherzosa, video che possono prendere una fetta di pubblico invece molto più ampia, tipo da Milano a Como in sedia, che sono 42 km, insieme a st'altro tizio, magari può incuriosire più di qualcuno. Possono esserci reaction oppure, volevo dire, highlights di addirittura pallavolo, e adesso ci sono le Olimpiadi. Insomma, qui troviamo tutto quello che va in questo periodo.
per esempio, video di calcetto magari, oppure addirittura gli highlights della Formula 1, o anche possiamo vedere roba strana tipo questa. Quindi ragazzi, in poche parole, dopo aver analizzato insieme quelle che sono le attuali tendenze di YouTube, possiamo quasi trarre una conclusione tutti insieme. Quindi come finire effettivamente in queste tendenze di YouTube? Allora, abbiamo visto che è chiaro che in tendenza, ragazzi, ci va già chi ha tanti iscritti, chi ha tanta visibilità, e quindi per canali piccoli o comunque molto piccoli tipo il nostro, ma anche fino a un tot di penso 50.000 iscritti è molto difficile andarci. Però possiamo dire che specialmente per i videogiochi, magari sono più la fetta di YouTuber, perché tra musica ci vanno i cantanti e film i trailer, possiamo vedere che principalmente ci sono o chi ha una fetta di pubblico tra quella magari dai 18 anni in giù, diciamo, anche se magari anche molto di meno, possono essere famo dai 14 in giù, e che comunque ha sempre tanti iscritti e porta cose che vanno nel momento. Non è però assolutamente, e voglio ripetervelo, non è assolutamente detto che un video originale, un video fatto bene, non possa andare in tendenza, un video di un canale più piccolo, perché ci possono andare, possono fare veramente bene, non ci sono solo le prime 10 posizioni nelle tendenze, ma ne sono forse anche 100 ancora, non mi ricordo perché le stanno cambiando ultimamente, è una cosa un po' strana. Quindi per chi magari sta vedendo questo video e vuole fare lui, provare a fare video su YouTube, li fa già da tempo, non scoraggiatevi, secondo me video fatti molto bene ci possono andare, possono essere molto visti, quindi mi raccomando, puntate sempre sulla qualità e non solo sul videogioco del momento, sulla cosa che portate. Queste sono le mie conclusioni per questo video. Io sinceramente non ho più nient'altro da dire, anzi, un'ultimissima cosa che posso dirvi è che se questo video andrà in tendenza, mi farò i capelli blu come sono questi della maglietta del Paris. Quindi io la butto lì. Un'altra cosa in più per provare ad andarci sarà ovviamente impossibile, però mi raccomando, commentate qua sotto su cosa ne pensate del video. In descrizione, ragazzi, abbiamo creato un nuovo profilo di Instagram, andateci a seguire, lì veniamo aggiornati con post e storie, mi raccomando, e possiamo anche confrontarci, parlarci. Quindi ragazzi, per questo video può essere tutto, mi raccomando, spolliciate, condividete il video, seguiteci su Instagram, noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.